sé nasce dalla collaborazione tra il laboratorio di agroecologia ed etnobiologia del professor Paoletti dell'Università di Padova e il partner privato, l'azienda Ecornatura SI. La finalità del progetto è individuare produzioni tradizionali sostenibili in contesto andino per importazione. Mi costò molto incontrarlo. Siamo a 3500 metri, abbiamo varietà Passancaia, Blanca Junin e la Salcedo. Si estrae tutta la pianta, il tubero ramificato. Queste sono le cosiddette semiglia, questi vengono seminati in filali per le produzioni. Ecco il frutto maturo, che ha questa caratteristica di essere molto brillante, chiamato infatti Golden Berry.